Il santuario di Torre Ciudad sorge nel nord della Spagna, nella zona dei Pirenei aragonesi. Anticamente era un eremo situato in un luogo sperduto tra le montagne, mentre al giorno d'oggi è un santuario facile da raggiungere, caratterizzato da silenzio e pace e dalla bellezza paesaggistica che lo circonda. La devozione popolare per questo santuario mariano ha avuto inizio nell'XI secolo e la sua cura spirituale è affidata alla prelatura dell'Opus Dei. È stato infatti promosso da San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei. Escrivá stesso ha raccontato una volta di quando nel 1904, all'età di 2 anni, si ammalò così gravemente che i medici lo dettero quasi per spacciato. Sua madre pregò allora intensamente la Vergine e alcuni giorni dopo, una volta guarito in maniera sorprendente, lo portò in pellegrinaggio di rendimento di grazie all'eremo di Nostra Signora di Torre Ciudad. Quando si parla dei santuari dedicati alla Vergine, si dice che ci sono troppe immagini di Maria. Io trovo, al contrario, che ce ne siano poche. E adesso, con l'aiuto di tutti, con la preghiera e il sacrificio di tutti, siamo riusciti a riedificare un altro santuario che esisteva già nell'XI secolo. Prima di essere trasferita al santuario, la statua originale della Vergine era custodita presso l'eremo. Si tratta di una Vergine nera, molto somigliante a quella di Nostra Signora di Montserrat in Spagna. Secondo una leggenda, la Vergine apparve ad alcuni taglialegna di Volturina, un piccolo villaggio nei pressi di Torre Ciudad, dicendo loro di voler essere venerata in quel luogo. Nella cripta ci sono 4 cappelle dedicate alla Sacra Famiglia e alle invocazioni mariane di Loreto, Francia, del Pilar, Saragozza, Spagna, e di Guadalupe, Messico. 3 gallerie racchiudono le stazioni in ceramica dei Misteri del Rosario, ad opera di José Alzuet. Una delle caratteristiche di questo santuario è quella di essere un luogo di riconciliazione con Dio attraverso i sacramenti. San José María chiedeva alla Vergine abbondanti frutti spirituali e per questo fece costruire numerosi confessionali. Chiediamo alla Vergine Maria che ci doni quelle abbondanti grazie spirituali che solo il cielo conosce. Coloro che si rivolgeranno alla Vergine per manifestarle il loro amore dovranno chiaramente fare dei voti ed ella spanderà la grazia di suo figlio attraverso i sacramenti e la penitenza. Le famiglie in questo santuario sono le protagoniste, tanto che il principale incontro dell'anno è dedicato a loro. Ne giungono qui all'incirca 15.000 l'anno per chiedere alla Madre di Dio un aiuto nelle difficoltà e benedizioni per il matrimonio. Il santuario fa parte inoltre della cosiddetta Via Mariana che unisce Montserrat, El Pilar, Torre Ciudad e Lourdes. Un'altra particolarità è che ospita una galleria di invocazioni mariane di altri luoghi. La galleria è stata creata nel 1984, quando in occasione del 900° anniversario di Torre Ciudad, i santuari mariani più famosi furono invitati a recarsi qui in pellegrinaggio per intronizzare le loro patrone, lasciandone una replica in ricordo. Per questo è possibile vedere quasi 200 statue della Vergine. Tuttavia la galleria non è un museo perché riflette le tante testimonianze spontanee dell'amore alla Vergine lasciate a Torre Ciudad. In molti casi, inoltre, è divenuta una tradizione tornare qui tutti gli anni per venerarne la statua, rivivere i costumi passati e intonare gli inni locali. E così, da questo santuario dei taglialegna si è sprigionato un fuoco mariano internazionale. Santa Maria, Madre di Dio, Nostra Signora di Torre Ciudad, da oltre 9 secoli vegli su queste montagne su cui si riflettono l'antico eremo e la nuova torre che uniscono la fede di ieri a quella di oggi. Veniamo qui alla ricerca della tua ombra
per ricevere il corpo e il perdono di tuo figlio, per pregare in silenzio e poter comunicare così al mondo la tua purezza e quella che attraverso il tuo amore tu offri ai tuoi figli. Thank you.